La consapevolezza di sé è la base dell'intelligenza emotiva. Tutto ciò che parte da sé, dalle nostre emozioni, in altre parole, può aiutare, grazie alla consapevolezza che se ne può acquisire, a sviluppare degli elevati livelli di intelligenza emotiva. E questo serve dappertutto, serve per la nostra vita, serve nei nostri affetti, in famiglia, serve in azienda, serve nelle nostre squadre, nei nostri gruppi, nei nostri team di lavoro. La consapevolezza emotiva, in altre parole, è il caposaldo, ciò da cui non si può in alcun modo prescindere per migliorare la qualità delle relazioni, migliorare il rapporto con noi stessi, migliorare noi stessi e anche gli altri. Ma la domanda è: perché tutto parte dalla consapevolezza emotiva? Beh, conoscere se stessi, conoscere la propria storia personale, permette alla persona di entrare in confidenza con una dimensione profonda di sé, esattamente la dimensione in cui si riscoprono realmente i valori. Vivere in armonia con le nostre emozioni, in altre parole, permette di riscoprire tutto ciò che è alla base di ogni motivazione che ci spinge ad agire nel mondo, con i nostri affetti, con i nostri amici o nel nostro mondo professionale. Perché la consapevolezza emotiva è l'indicatore più importante di introspezione, di ponderatezza e della calma con cui si assumono delle decisioni, che dunque non appaiono delle decisioni prese in maniera affrettata. Può succedere a volte di agire d'impulso e prendere una decisione di cui a distanza di poco tempo ci si pente, per un motivo molto semplice: si scopre che quella decisione assunta non incontra più i nostri valori. Allora, quando si conoscono le emozioni, si conoscono anche i valori, e quando si conoscono i valori, quei valori vengono trasmessi anche all'esterno. Ecco che, avendo consapevolezza di noi stessi, diventiamo trasparenti, prima di tutto con noi stessi e poi anche con gli altri. Diventare trasparenti vuol dire acquisire e migliorare la fiducia in noi stessi e nei nostri mezzi, infondere fiducia anche negli altri, diventare degli esempi per gli altri, diventare fonte di ispirazione per gli altri e acquisire anche quell'ottimismo di base che nasce appunto dall'autoconsapevolezza, che permette di guardare con fiducia al raggiungimento degli obiettivi. Questo discorso è strettamente connesso con i valori che ognuno poi riscopre in se stesso. Per Daniel Goleman, i valori sono come dei tasselli che sono posti l'uno al di sopra dell'altro, e al più alto livello ci sono i valori che per noi sono i più importanti, e in questi valori noi investiamo il massimo della nostra energia emotiva. Dunque, questi valori ai più alti gradini della nostra gerarchia sono le cose in cui crediamo di più, sono quelle in cui investiamo la massima intensità emotiva e quelle in cui orientiamo positivamente le nostre emozioni, a differenza di quanto invece non accada per principi e valori in cui non crediamo o verso i quali abbiamo invece repulsione, caratterizzati evidentemente da emozioni negative. Dal punto di vista neurologico, questo processo si sviluppa intorno alle aree della corteccia prefrontale, dove ha sede, per intenderci, l'attenzione. Bene, se viviamo un'emozione e quell'emozione viene portata ad un livello di consapevolezza, le afferenze vanno verso l'area prefrontale di sinistra. In quel momento le emozioni incontrano l'attenzione, vengono portate ad un livello di consapevolezza, dunque si incontrano i valori e le motivazioni. Questo tipo di attività non soltanto dunque permette di acquisire una consapevolezza in se stessi, di migliorare la fiducia, l'ottimismo, di vivere in trasparenza, ma permette ogni volta anche di rimotivarsi davanti agli insuccessi, ai fallimenti,
Avete presente cos'è la resilienza, cioè la capacità di trasformare un limite in un'opportunità? Bene, quando noi incontriamo una difficoltà e ci riproviamo ancora, vuol dire che ci crediamo fortemente, vuol dire che c'è un grande valore che per noi ha quel tipo di attività. È come se l'attenzione risvegliasse quella vocina che ci continua a sussurrare all'orecchio quanto saremmo felici quando avremo raggiunto quell'obiettivo. E quindi questo continuerà a motivarci. Se invece non arriverà mai questo livello di consapevolezza, le afferenze vanno verso l'area prefrontale di destra, dove di fatto ha sede il sequestro emotivo. Vuol dire che il tumulto di emozioni ci impedisce di avere una esatta contezza della nostra storia, di chi siamo. E in tal caso andiamo in cortocircuito, andiamo in blocco del pensiero, in un blocco emotivo e assumiamo delle decisioni sbagliate. Ecco perché è importantissimo il lavoro sulla conoscenza di sé e sulla autoconsapevolezza per la nostra felicità, prima di tutto, per la nostra vita, e poi anche per poter scoprire insieme con gli altri su quali aree agire per motivare le persone a conoscersi meglio per raggiungere i propri obiettivi, sia individuali che obiettivi collettivi, che obiettivi di gruppo.